Anche oggi, come nei giorni scorsi, parleremo quasi essenzialmente della, chiamiamola fase 2, cioè della fase della riapertura, che ovviamente non avverrà prima di giorno 4 maggio, perché queste sono scelte del governo nazionale e sappiamo tutti che fino al 3 maggio ci sono i decreti che ci impongono le limitazioni che conosciamo. La fase 1 N è quella che ormai sappiamo, è ormai stabilizzata. Sono arrivati un po' di tamponi, quindi sono cresciuti positivi di 3 unità, però per fortuna sono calati i ricoveri di 10 unità, non c'è nessuno in pre-triage e ci sono soltanto 2 persone in terapia intensiva. Quindi la situazione sanitaria, per fortuna, per merito di tutti noi che abbiamo fatto sacrifici in queste lunghe settimane, è ad oggi assolutamente sotto controllo. Andiamo alla fase 2, cioè alla fase che speriamo da qui a breve, adesso poi vedremo in che termini il decreto sarà fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e poi in che termini sarà fatta l'ordinanza del Presidente della Regione, perché anche quella potrebbe stabilire dei vincoli più stringenti rispetto a quelli statali. E comunque un fatto appare ormai certo, e cioè che dal giorno 4 maggio qualche vincolo sarà allentato, poi vedremo quale. Noi stiamo lavorando in quella direzione, per carità non è ancora tempo di bilanci e forse il bilancio definitivo dovremmo farlo tra un bel po' di tempo, perché tutti gli scienziati pensano che ci saranno diverse fasi in questa pandemia, fasi che segneranno progressivamente dei miglioramenti, ma che insomma non ci permetteranno di ritornare alla nostra vita abituale in tempi brevissimi. Questa che chiamiamo per comodità fase 2 è caratterizzata anche questa da un grande sforzo, se possibile ancora maggiore della fase 1, del nostro COC, del Centro Operativo Comunale, che approfitto dell'occasione, l'ho fatto nelle altre circostanze, pur avendolo dovuto fare, lo faccio stasera, che devo assolutamente ringraziare per lo straordinario lavoro che fa. Il COC, lo sapete tutti, è il Centro Operativo Comunale, quello che noi chiamiamo Protezione Civile, è il comune, non è altro, è il comune di Enna, che quando c'è un'emergenza, voi lo avete conosciuto per esempio l'anno scorso quando ci fu quella emergenza neve, e assume all'interno del Centro Operativo Comunale tutte le funzioni comunali, dei vigili urbani, alla solidarietà sociale, all'ufficio tecnico, al volontariato e a tutte le altre, e le coordina, perché nell'emergenza si deve fare così. Io sono il responsabile sotto tutti i profili, anche quelli diciamo di legge, ahimè, del COC, perché per legge lo è il sindaco, e poi il coordinatore tecnico è il dottore Lorenzo Colaleo, che gode della mia fiducia, che ripago ogni giorno e che è insieme a tanti altri l'autore dei buoni risultati che abbiamo raggiunto ad oggi. Al COC stiamo facendo un grande lavoro, stiamo facendo il lavoro di adesso di farci trovare pronti alla riapertura, vediamo entro che limiti ci saranno, una riapertura ci sarà, per distribuire le mascherine. Questo è un annuncio che io ho fatto qualche giorno fa, ve lo confermo, ci stiamo lavorando, abbiamo trovato anche delle soluzioni di assoluto pregio, per esempio faccio anche vedere qui, stiamo predisponendo questi sacchetti termici attraverso i quali verranno distribuite le mascherine a ciascun cittadino ennese. Approfitto dell'occasione per ringraziare la Ditta Arena, che ha messo a nostra disposizione una sigillatrice attraverso la quale possiamo realizzare questo risultato. In una prima fase distribuiremo circa 30.000 mascherine che ci sono state assegnate dalla Regione, dalla Protezione Civile della Regione. Poi il Comune farà un acquisto di pari importo delle mascherine, le distribuirà a tutta la cittadinanza, perché ci sembra ormai abbastanza chiaro che la fase 2, e chissà, forse anche la 3, saranno caratterizzate dal fatto che sì,
qualche allentamento sicuramente ci sarà, ma l'obbligo di mantenere le distanze sociali, le mascherine e i guanti credo che sarà diffuso su tutto il territorio nazionale. Quindi noi ci faremo trovare pronti. Ci sarà poi un momento in cui le mascherine dovremo comprarle, non potrà distribuire il comune per sempre, questo è evidente. Il governo si sta ponendo il problema del prezzo politico, speriamo che se lo ponga bene e che lo risolva anche altrettanto bene, perché per un po' di tempo, le mascherine per noi saranno pane quotidiano. Quindi bisognerà trovare un modo per garantire un prezzo, chiamiamolo politico, di uno strumento che sarà indispensabile per la nostra vita. Che altro, è importante che io vi dica in questa fase? Questa fase 2, stiamo continuando a prestare attenzione alle fasi più deboli della nostra comunità, perché siamo convinti che una comunità esiste o non esiste insieme, non c'è il più forte che si salva e il più debole che non ce la fa. Una comunità, ce la fa se ce la fa insieme e per farcela i più forti devono aiutare i più deboli. Quindi noi stiamo lavorando nella direzione di aiutare i più deboli. Abbiamo fatto un paio di ore fa una riunione alla quale ho partecipato io con la governance amministrativa e sanitaria della casa di riposo Santa Lucia, che speriamo che continui così, non, insomma è un'eccezione luminosa nel panorama italiano, purtroppo, delle case di riposo che sono state duramente colpite dal virus. Ad Enna, per fortuna, fino ad oggi non c'è neanche un caso. Noi ci stiamo estremamente attenti e per questo abbiamo deciso, peraltro anche la normativa statale che uscirà da qui a qualche giorno sembra andare in quella direzione, che gli standard di sicurezza lì non possono essere modificati. Noi sappiamo che questo comporta per le persone che sono ospiti della casa di riposo l'impossibilità di vedere i loro familiari probabilmente ancora per qualche tempo, però lo facciamo a loro tutela e lo stiamo facendo predisponendo fin dalla metà della prossima settimana una sala interattiva attraverso la quale gli ospiti potranno collegarsi con i loro familiari, vederli, parlare con loro. Certo, non c'è la presenza fisica. Però siamo certi che sarà un modo per alleviare almeno un po' il dolore di non vedere i propri cari. E l'altra questione di cui volevo parlarvi, che probabilmente conoscerete, è quella che riguarda i disabili. Ai disabili purtroppo i governi centrali e regionali non hanno dedicato una grande attenzione. Sì, è vero, è consentito loro di uscire e fare una passeggiata in prossimità della loro abitazione, però francamente è la stessa cosa che è consentita agli animali di affezione e con tutto il rispetto per gli animali di affezione non si possono paragonare gli uomini e soprattutto i più deboli agli animali. E allora io avevo fatto un'ordinanza, immagino che molti conoscano la storia di quell'ordinanza. C'è un fatto positivo però, a seguito della rilevanza nazionale che l'ordinanza del Comune di Enna ha assunto e di un programma che è andato in onda qualche giorno fa su Rai 3, siamo riusciti a trovare una soluzione perché a questa trasmissione di Rai 3 ha partecipato un consulente giuridico del Presidente del Consiglio dei Ministri, e attraverso le cui opinioni abbiamo capito che c'è una soluzione e che la soluzione che avevamo individuato, e cioè che era quella di consentire ai nostri meno fortunati concittadini di utilizzare dei luoghi pubblici per ragioni soltanto terapeutiche, è una soluzione praticabile. E allora, alla luce di questo, io sto lavorando ad una nuova ordinanza che, a differenza della prima, individuerà tre luoghi. Su questo, devo dire, ho molto apprezzato l'intervento del consulente del presidente Conte, il quale ha detto che la distanza entro la quale l'ordinanza consente alle persone disabili di fare una passeggiata si deve intendere in senso funzionale.
E allora, se si deve intendere in senso funzionale, cioè di garantire la funzione, appunto, che è quella terapeutica, di poter uscire, passeggiare un po', e allora è giusto in una cittadina come la nostra che ci siano tre punti diversi, uno per ogni parte della città, uno è in alta, uno è in bassa e uno a Pergusa, nei quali, soltanto per ragioni terapeutiche, soltanto con tutte le cautele che avevamo già individuato e che ribadiremo, soltanto previa prenotazione il giorno prima per evitare assembramenti o altri problemi, saremo, diciamo, nelle condizioni di offrire, spero, dall'inizio della prossima settimana, di concerto con la Presidenza della Regione, questo fondamentale servizio che in altri posti d'Italia già da qualche giorno sono riusciti a fare partire. E questo è quello che mi premeva di dirvi questa sera. Noi continuiamo a lavorare, il COC, il Comune e tutti i volontari fanno davvero dei grandi sacrifici, però io credo che dobbiamo essere oggi soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto, perché il cammino è ancora lungo, ma sono certo che con la collaborazione di tutti ce la faremo.